Salve a tutti, bentornati qui con l'appuntamento consueto per l'informazione sulle criptovalute, quindi bentornati sul canale per un nuovo appuntamento del TG Crypto. Oggi ragazzi puntata interessante, vi consiglio di arrivare fino alla fine perché poi parleremo di un argomento molto carino, insomma diciamo così quasi un esperimento e vorrei sapere quindi la vostra opinione. Ma bando alle ciance, partiamo subito quindi con le news, tornando a parlare dell'Iran, perché come avevamo detto nella puntata precedente del TG, avevamo parlato di una possibilità da parte del governo di rilasciare un proprio crypto real, quindi una stablecoin sostenuta dal governo. Ora esce e pubblica quindi ESCO una possibile bozza per la nascita di una nuova legge che andrebbe a regolamentare all'interno del governo, quindi le criptovalute. Intitolata Obbligazioni e regole relative alle criptovalute, all'interno di questa bozza, per come è delineata in questo momento, che deve essere ancora ovviamente revisionata e quindi può cambiare, sarebbe comunque prevista una sorta di proibizione di utilizzo delle criptovalute non approvate, anche se ancora non è stato rilasciato l'elenco di quelle approvate, per l'utilizzo appunto di pagamenti, quindi non sarebbe vietata la detenzione all'interno di wallet per quanto riguarda le criptovalute classiche decentralizzate, però poi non potrebbero essere utilizzate per i pagamenti. E questo farebbe pensare quindi che tutti i pagamenti andrebbero poi, se il progetto va avanti, risolti tramite appunto il crypto real. Spostiamoci e andiamo invece in Asia per parlare di BitSpark, che è una società che si occupa di trasferimento di denaro con base ad Hong Kong, che annuncia il lancio della prima stablecoin ancorata al dollaro di Hong Kong appunto. Torniamo invece negli USA per parlare di Haliant Payment, che è una società di elaborazione di pagamenti, che ha annunciato di offrire gratuitamente il proprio prodotto, quindi CryptoBucks, ovvero la possibilità di elaborare pagamenti in criptovalute per i commercianti qualificati che si registrano per ricevere pagamenti con carte di credito e di debito. Passiamo invece a leggere la società francese proprietaria del famoso Hardware Wallet, che presenta la nuova applicazione per smartphone, quindi sia sistema operativo Android che iOS, che permetterà quindi di collegare ed utilizzare l'hardware wallet Ledger Nano X senza il collegamento del cavetto ma semplicemente con una connessione Bluetooth. Charlie Lee, il fondatore di Litecoin, ha dichiarato che ora si concentrano sullo sviluppo di soluzioni per la privacy per quanto riguarda LTC. Questo a suo dire è il prossimo passo da svolgere per rendere Litecoin più fungibile ed utilizzabile, aggiungendo poi che per applicare tali modifiche probabilmente adotteranno un soft fork. Si è conclusa invece oggi la vendita per quanto riguardava la piattaforma Launchpad di Binance del token BTT, il token di BitTorrent creato sulla piattaforma di Tron. La vendita si è conclusa in solo 15 minuti, sono stati venduti 50 miliardi di token che era a disposizione di Binance per un totale di 7,1 milioni di dollari. Torniamo invece dentro i confini nostrani per parlare dell'obbligo di risarcimento sancito dal tribunale nei confronti del proprietario dell'exchange italiano Bitgrail, nei confronti della vicenda che aveva portato alla perdita di 17 milioni di token Nano per un totale di 170 milioni di dollari. E in conclusione invece andiamo a parlare della nuova iniziativa proposta dal governo delle isole Marshall. Il governo, in partnership con una società svizzera di nome Tangem, darà via all'emissione della rappresentazione fisica della moneta digitale statale delle isole Marshall, che è appunto Sovereign, quindi SOV. Questo con l'obiettivo di rendere la funzione di tale moneta digitale il più diffusa possibile anche che non avesse l'accesso alla connessione ad internet. Queste banconote saranno quindi dotate di un chip interno che registrerà il passaggio, quindi presumo che il registratore di cassa poi abbia una sorta di connessione per poter poi registrare il passaggio di queste banconote e quindi creare una sorta di transazione in blockchain. Soluzione molto curiosa dal mio punto di vista, che da una parte potrebbe veramente facilitare l'utilizzo delle criptovalute e portare quindi a un'adozione più facilitata, dall'altra parte però potrebbe essere vista appunto come una regressione. Mi piacerebbe sapere la vostra, quindi lascia pure un commento qui sotto dicendo cosa ne pensi di questa iniziativa. Io come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto alla prossima. Ciao!